A Mantova siamo pronti, se non ricordo male, con 5 linee vaccinali in più dedicate ai bambini in orari che sono orari fuori dall'orario scolastico, inclusi sabati e domeniche, proprio per dare la possibilità ai genitori o ai nonni di poter accompagnare i bambini. Partiremo anche con un'iniziativa di pediatri che risponderanno alle domande dei genitori o appunto dei nonni. A dirle Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, in visita oggi a Mantova, parlando della vaccinazione per le fasce 5-11 anni che prenderà il via il prossimo 16 dicembre. Ancora da stabilire quali e quanti saranno gli hub e se ci saranno strutture dedicate, ma la decisione dovrebbe arrivare al più presto. La Moratti in mattinata si è recata in visita al Carlo Poma, poi al MAMU ha incontrato gli operatori sanitari. Un'occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale e sulla necessità di spingere ancora sulle terze dosi. Impossibile non fare un riferimento alle code che si stanno verificando presso gli hub. Abbiamo aumentato gli hub nell'ultimo mese da una cinquantina, li abbiamo quasi raddoppiati, quindi stiamo e aumentiamo le linee vaccinali all'interno degli hub proprio per avere meno disagi possibili. Dobbiamo avere un equilibrio tra gli hub vaccinali e l'attività delle strutture ospedaliere, perché nei nostri hub vaccinali prevalentemente sono i medici ospedalieri che vaccinano e quindi abbiamo purtroppo meno medici di medicina generale che vaccinano per l'influenza ma molto meno per il Covid, e quindi dobbiamo avere un equilibrio appunto tra non depauperare gli ospedali perché possono continuare nella loro attività non Covid e aumentare appunto le linee vaccinali. In provincia di Mantova sono ancora 50.000 le persone non vaccinate, alle quali la Moratti si rivolge dicendo di credere nella scienza e di far cadere le proprie paure. Intanto Regione Lombardia sta aumentando il numero di posti letto Covid, che cresceranno di 1.299. Il numero di letti quindi passerà da 66,7 a 79,2 ogni 100.000 abitanti. In questo modo la Regione dovrebbe riuscire a restare per le prossime settimane in zona bianca. A chi invece le ha fatto notare che la riforma sanitaria si è ancora una volta dalla parte del privato risponde così. Questa riforma è una riforma che potenzia la sanità pubblica perché tutti gli investimenti sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità devono andare a strutture pubbliche, quindi noi avremo 1,2 miliardi di investimenti che ci derivano da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più 800 milioni della Regione Lombardia che andranno su strutture pubbliche. Quindi credo che questa sia la migliore risposta. Per il momento in provincia di Mantova sono previste 9 case di comunità e 5 ospedali di comunità. A Mantova 6 milioni per apparecchiature tra risonanza angiografi TAC e 60 milioni di euro per lavori al Poma e all'ospedale di Asola, oltre a bandire 12 concorsi per primariati.